Thank you.
have solar flares. Sometimes we have big ones, sometimes we have small ones. We live on a planet with a very thick atmosphere. And so that atmosphere stops all of the harmful radiation that's produced in a solar flare. Even in the largest events that we've seen over the past 10,000 years, we see that the effect is not enough to damage the atmosphere such that we are no longer protected. Coronal mass ejections are happening on the sun all the time, and in general, the effects are minimal. If we have a really big one, you can have a very strong aurora, but then it can affect satellites and power grids. And so these are the kind of things that people who run these systems know about. And we have warning. These CMEs travel at speeds that mean that they take probably 2 to 3 days to get here. We've learned more and more about storms. We've learned how to better predict the effects, where they're going to go, where they're going to hit. As long as we continue paying attention to it and learning more about it and treating it like we treat a hurricane coming or a huge thunderstorm coming, we can take appropriate measures to prepare for it. We understand the sun well enough with all of the technology and all the science and all of the many spacecraft that we have that are monitoring it 24 hours a day, 7 days a week, to know that this super storm that's going to wipe out the Earth simply isn't going to happen.
L'Italia in questo momento è impegnata, signor Presidente, onorevoli membri, in una complessa corsa all'uscita dall'emergenza. Questo uomo che abbiamo sentito parlare della Grecia e ci ha spiegato qual è la virtù dell'euro, questo uomo è un bugiardo, oltre a essere un criminale, perché è stato, si prende lei. È stato messo al governo da un golpe finanziario che si è verificato dall'11 di novembre al 16 di novembre. Questo uomo vi mente perché è un docente universitario di economia, è un monetarista e sa perfettamente che la catastrofe economica che sta inglobando l'Europa, distruggendo il Sud Europa, è un progetto di 70 anni che nasce con l'economista francese François Perrou, un filo nazista francese che si inventò la moneta unica. Monti studia queste cose, le sa perfettamente. L'euro è stato disegnato da un progetto franco-tedesco di 70 anni per arrivare alla distruzione del Sud Europa. Quello che stiamo vedendo, quello che le aziende italiane stanno vedendo oggi è un progetto di distruzione, di deflazione economica del Sud Europa. Monti sa queste cose, è un bugiardo, non vi spiega, non spiega al pubblico qual è la reale natura dell'euro, chi emette l'euro, dove finisce l'euro quando viene emesso e che cosa succede agli stati ex sovrani oggi per avere la moneta necessaria per la spesa pubblica. L'euro è emesso da un sistema di banche centrali, viene immesso direttamente nelle riserve dei mercati di capitali privati europei. Gli stati ex sovrani devono andare a bussare alla porta da questi strozzini e chiedere ogni singolo euro che spendono per i cancellini delle scuole, per gli stipendi degli insegnanti, eccetera. Vengono strozzinati dei tassi di interesse e questo ha creato il disastro economico e finanziario. Dall'analisi. Adesso lei è la nostra morte. Avete
Mój dał, że wszyscy jesteśmy braci, mój dał to.
Thank you.
Company, they need
Allora, le scie chimiche, intanto noi abbiamo appunto cercato un po' di raccogliere delle interviste anche per cercare di capire meglio il tema. Se si potesse darne una definizione, lei come le spiegherebbe? Beh, vorrei intanto premettere che mi sono imbattuto in questo fenomeno casualmente qualche tempo fa, insomma, ero incredulo, ma poi ho detto, non è un'invenzione questa, una leggenda metropolitana. Ecco, io credo che questo fenomeno non possa essere racchiuso in una definizione tecnica o buona, insomma, per tutte le stagioni. La guerra ambientale non è una bussola, ma è di estrema attualità, appunto l'intenzionale modificazione di un sistema ecologico naturale, come appunto il clima, i fenomeni meteorologici, gli equilibri dell'atmosfera, la ionosfera, e le piattaforme tettoniche, eccetera, allo scopo di causare distruzioni fisiche, economiche e psicosociali nei riguardi di un determinato obiettivo geofisico o di una particolare popolazione. Si parla comunque di esperimenti sul clima, esperimenti sull'ambiente. Possiamo dare un'idea di quelle che possono essere le conseguenze concrete sulla vita di tutti i giorni, sulla vita delle persone? Ma ci sono degli scontri, ci sono anche degli accordi internazionali. In atto un programma militare a livello globale di manipolazione che non ha soltanto finalità climatica, anzi di mascheramento, bensì il controllo della crescita demografica. Possedere il tempo meteorologico, quindi il clima, aumentando le proprie capacità di intervento militare e annullando le limitazioni imposte dalla natura. È un fenomeno in atto in tutto il globo, quasi. Quali sono gli obiettivi che potrebbero essere dietro questo fenomeno? L'obiettivo è il controllo della crescita demografica, si distrugge la natura per annientare il nemico.
confine yourself to moderation. The power.